gioco domani che non mi va. Voglio fuggire dalla città. Oh la la, oh la la la. E vado verso il Mugine, una montagna che fa per me. E vado verso il Mugine. Oh la oh la la. Base di UFO magica so che è quel monte, lo salirò. Base di UFO magica so, la la la. E gambe in spalla con ritmici battiti del cuore posto a servizio dei muscoli. Lo sguardo spazia a est verso il traffico, la civiltà fra Torino e Rivoli. A nord, a ovest, a sud, quelle nuvole vanno accostando i monti altissimi, come astronavi che bene manovrano e che sul monte infine atterrano. La 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 la. Parlavamo del Mugine, è anche ritenuta una cattedrale preistorica perché ci sono tantissimi reperti e tantissimi graffiti, a prescindere anche da quei graffiti che non ci sono. Che cosa voglio dire? Gioco un po' sulle parole, scusatemi. Il discorso del Mugine è anche appetitoso per questo tipo di visione di tutta la storia dagli anni 80, di questo, già il 1980 è stata amplificata anche da studi esoterici di un certo tipo, no? il famoso graffito dei tre soli, no? Che si dice che è stato ritrovato questo graffito, che effettivamente esiste, però sembra che sia poi stato fatto dopo, no? Quindi rientra un po' in quella logica della Torino magica, che si collega un po' a quell'esoterismo di maniera, no? Per carità, non voglio fare polemiche, ma siamo entrati in questo discorso perché effettivamente ha creato molte discussioni questo graffito. Ma non volevo soltanto rimanere su questo graffito, perché ce ne sono tanti altri, anche legati non soltanto al Mugine, che è una montagna in cui ha dimostrato anche da un punto di vista geologico che è una montagna particolare e che comunque è stata abitata ai tempi antichi dei nostri progenitori, anche perché effettivamente questo concetto di montagna, di monte come primo baluardo della pianura, e questo è il primo concetto, era quel concetto in cui si trovava più vicino all'uomo. Ed era comunque la struttura del Mugine, non è una montagna di alte vette, non è come Monte Bianco per intenderci, che ha un'altra struttura, il passaggio è molto più lungo, e per arrivare poi alla vetta innevata tout court, no, che si conosce, bensì sono quei monti di media tra gli Appennini, si può dire, tra il concetto di Appennino, arrivare poi al concetto di Alpe, quasi una prealpe, se potremmo definire. È più una prealpe, hai ragione, in cui manca il taglio della vetta innevata, ma che ha tutto lo spirito della vicissitudine naturalistica, della ricerca del trascendente, anche proprio perché gli antichi progenitori potevano viverci sopra, potevano creare anche dei santuari, che poi non è così basso perché è al 1150 metri, quindi è già e si collega molto bene, e così non esco sì, dalla nostra tematica, si collega molto bene ad altri due monti liguri. Attacco mi ritiro. Un classico esempio di stratega, esatto, militare d'eccellenza, infatti. E quindi Roma se l'è vista brutta, diciamo, ed è per quello che poi è rimasto nella storia questa cosa. E Magone era venuto in aiuto di suo fratello con una grande flotta che era riuscita a costruire, perché i Barca erano comunque una famiglia delle più potenti che c'erano a Cartagine, anche se c'erano dei conflitti interni anche tra i cartaginesi stessi. Chi voleva invece una pace di un certo tipo, cioè più legato alla diplomazia, eccetera, invece
chi invece voleva veramente sconfiggere Roma, che l'odiata nemica, che erano i Balci. Un po' come succede anche di questi giorni sulle stesse sponde. momenti più o meno sulle stesse sponde. Taurinum, oh mia Taurinum, ora che hai ceduto alle soverchianti truppe di Annibale, non resta di te che un cumulo fumante di macerie e cadaveri. A che è valso il tuo ardire? Ti sei difesa con onore e gloria, con divino furore. Sibilavano i dardi sulle tue torri, tra le grida dei barbari assalitori. Ma tu, stoica, orgogliosa e fiera, non temevi la furia dei guerrieri fenici, affamati di sangue. Indomita, mostravi il fianco migliore di te, l'atavico coraggio celtico dei tuoi cittadini, e non paventavi neppure il barrito furioso degli elefanti, né la ferocia della battaglia, né gli ordini sprezzanti dei luogotenenti nemici. Il lamento straziante di chi moriva per te, sotto i lanci implacabili dei frombolieri punici, non ha smorzato la tua audacia ed ha acuito il tuo orgoglio. Eppure hai ceduto, ma solo perché non potevi offrire di più. E il sangue versato dai taurini ti ha fatta più nobile e sacra. Sarai Augusta tra poco. Gli dei hanno già scritto il tuo nome, a caratteri dorati, nel libro della storia. Proprio quello, perché ti rendi conto della profondità della storia e ti senti meglio e più stabile nell'averla conosciuta, questa certo. E tante cose che ci perdiamo, perché altrimenti nella realtà nostra moderna ci appiattiamo, siamo tutti piatti, ci perdiamo. Poi sarà una banalità ripeterlo, secondo me no, però ricordare e scoprire, ricordare le nostre radici, se ne conosciamo la storia è sicuramente un dovere, ma se non le conosciamo, un altrettanto impellente dovere è quello di andarne a conoscere. Infatti, è la storia, ecco, quindi ed è proprio quello che... Io credo che personaggi come noi abbiano proprio questo scopo, questo... missione tra virgolette, cioè che poi nasce da una passione e interessare e far sì che la gente la conosca questa benedetta storia e cultura, anche quella storia misterica che poi la storia misterica nasce dalle profondità del quotidiano, delle persone che non ci sono più, non tanto la storia dei libri, la storia aneddotica, la storia che è anche di potere, perché è quella che è fondamentale per capire come stiamo andando negli equilibri sociali, mondiali, ma la storia del vissuto quotidiano, di tutte quelle piccole persone che hanno dato una stilla della loro vita nel credere nelle cose che facevano, no? In Liguria ci sono tanti di quegli aneddoti, Bacicin, Paciugo e Paciuga, la conti meglio te che e veramente tutte queste storie, queste leggende, sono leggende, io le chiamerei leggende naturali proprio, di strada quasi. No? Derivasse dall'anda d'oro per i capelli biondi meravigliosi che possedeva, che era innamorata di Stefanello, un giovane bellissimo, aitante, e tutta la vita, la loro vita, scorreva in maniera assolutamente tranquilla, serena e piacevole, finché Al-Qadir non raggiunse le coste ed iniziò le sue operazioni di conquista. Ma ad un certo punto questo comandante saraceno vide Andalora e si innamorò immediatamente della bellezza di questa giovane, al punto tale da ordinare ai suoi di rapirla e di portarla sulla sua nave alla fonda, al largo, perché lei sarebbe dovuta diventare assolutamente sua moglie. Questo avvenne, e da allora la faccio un po' breve perché poi in realtà si potrebbe raccontare in maniera anche più dettagliata. Andalora fu nottetempo rapita e legata all'albero maestro della nave ammiraglia di Al-Qadir. Stefanello, che assistette al rapimento, cosa fece? Si gettò in mare e durante la notte raggiunse la nave dove era prigioniera Andalora, salì sul ponte e slegò la sua amata cercando di liberarla, senza però purtroppo accorgersi che Al-Qadir aveva messo a guardia della sua prigioniera un saraceno che con la scimitarra ferì a morte Stefanello. Stefanello barcollò fin sulla balaustra della nave di Al-Qadir e cadde morente nei flutti. Andalora, vista la scena, disperata, non resistette e cosa fece? Si lanciò anche lei in mare, tuffandosi dietro il suo amato e morendo così anche lei con Stefanello. Al-Qadir
Rimase così impressionato da questo grandissimo gesto d'amore che si convertì, ebbe un momento di conversione al cristianesimo e decise di dare nome, in ricordo di quanto avvenuto, alle località appena conquistate dei due giovani. Una divenne Andorra e l'altra divenne Stellanello, che è il paesino immediatamente alle spalle del mondo. Così nacque da questa vicenda agrodolce, perché poi si tratta di amore, ma un amore purtroppo finito male, il nome di Andorra. Con la luna canterei per te, con la luna insieme canterei, con la luna piena bella bimba, con la luna piena bella bimba, ma la luna voce non ce l'ha, se è muto zitta non si sa, e da solo canto bella bimba, e da solo canto bella bimba. E da solo me ne vado pensando qual è il modo più bello per salire a trovarla, a trovare la luna e negli occhi guardarla. La bolla d'aria che va su e interroga la luna bella, e interroga la luna bella. Nella bolla d'aria luna va, luna dice io parlerei, se avessi aria per la voce, se avessi aria per la voce. E allora mia luna, vieni giù che ti porto a toccare la terra, a conoscere il mondo. E poi voglio un racconto che mi parli di te.